Allora, una partita con tanti gol fatti, tanti gol subiti, subito un infortunio, quello di Michelis. Che partita è stata per voi? Sulla carta doveva essere una, diciamo, una partita tra virgolette semplice, visto il livello, la distanza che c'è nella classifica campionato, però appunto con l'infortunio di De Michelis durante il riscaldamento si è complicata un po', e infatti dovevamo stare più attenti nella fase difensiva. Cosa ha funzionato di più e cosa ha funzionato meno durante questa partita? Ha funzionato appunto meno la fase difensiva, perché il risultato 18-13, 13 gol per una squadra come la nostra sono troppi, 13 gol subiti sono troppi, e ha funzionato l'attacco, ha funzionato comunque, 18 gol sono buoni, nulla, l'unica parte da riguardare è stata la difesa. Come giudichi la tua prima stagione qui a Roma? Ma io sono contentissimo innanzitutto io mi sono stato accolto da questa società, dai ragazzi, dai dirigenti, dai stessi presidenti, e niente, sono soddisfatto di come sta andando la stagione. Siete carichi per i playoff, come vi state preparando? I playoff sono l'ultimo ostacolo di questo campionato per raggiungere il nostro obiettivo, e stiamo lavorando duro in vista appunto dei playoff, e anche se mancano 3 partite comunque durante la settimana lavoriamo parecchio. Come si affrontano queste 3 partite essendo primi in classifica e quindi proiettati verso playoff? Come se si fosse a 0 punti, cioè si affrontano con la stessa cattiveria e voglia di come abbiamo iniziato il campionato.